questo funziona davvero. Intendo dire che funziona davvero se ci metti solo lo sforzo minimo di cui ho parlato. Questo è il mistero. Questo è il grande segreto conosciuto dai veggenti, profeti e mistici nel corso dei secoli. Questa è la verità che non puoi mai conoscere intellettualmente, ma devi usarla se vuoi che qualcosa si manifesti nella tua vita, il tipo di persona che vorresti diventare, per far sì che si manifesti qualcosa di nuovo e potente nella tua vita, qualunque cosa essa sia. Ovviamente devi prima essere in grado di immaginarla. La tua immaginazione è tua e solo tua. Puoi inserire qualsiasi cosa nella tua immaginazione che desideri inserire, indipendentemente da ciò che dice chiunque altro a riguardo, indipendentemente da ciò che i tuoi sensi ti dicono, indipendentemente da tutte le prove che potrebbero essere contrarie. Puoi inserire nella tua immaginazione un io sono che rappresenta ciò che desideri attirare nella tua vita e farlo avverare. La frase più famosa di Einstein, una delle sue osservazioni più celebri, diceva che l'immaginazione è più importante della conoscenza, perché la conoscenza è limitata mentre l'immaginazione abbraccia il mondo. Quindi non desiderare mai di immaginare qualcosa che non vorresti materializzare. Non permettere alla tua immaginazione di essere contaminata dal modo in cui la vita era prima. La tua immaginazione è tua, non lasciare che altre persone ti influenzino, non permettere che le idee delle persone su ciò che è possibile o impossibile per te occupino la tua immaginazione. La logica ti porterà da A a B, ma l'immaginazione ti porterà ovunque. Rendi il tuo sogno futuro un fatto presente assumendo la sensazione del desiderio compiuto. Quindi, qualunque cosa tu desideri sperimentare nella tua vita, ricorda che la tua immaginazione è tua. Tutto ciò che esiste ora è stato una volta immaginato, quindi tutto ciò che verrà a esistere deve essere immaginato per primo. Se avanzi con fiducia nella direzione dei tuoi sogni e cerchi di vivere la vita che hai immaginato, incontrerai un successo inaspettato nelle ore comuni. Ti inseguirà se puoi inserire nella tua immaginazione ciò che desideri attirare e iniziare a sentirlo come se tu già possedessi il desiderio. Quello che senti di essere, lo sei, e riceverai ciò che sei. Quindi assume la sensazione che sarebbe tua se già avessi realizzato il tuo desiderio, e il tuo desiderio si realizzerà. Vivi nella sensazione di essere quello che vuoi essere. Ogni sensazione lascia un'impressione subconscia, e a meno che non venga contrastata da una sensazione più potente di natura opposta, deve essere espressa. Le tue sensazioni sono diverse dai tuoi pensieri. Le tue sensazioni sono ciò che vivi nel tuo corpo. La sensazione dominante tra due sensazioni è quella che si esprime. Sono in salute? È una sensazione più forte rispetto a sarò in salute. Sono in salute. Significa che mi sento sano. E mi sento sano. Non è solo qualcosa che dico, non è solo un'affermazione. È una conoscenza spirituale interiore. Io sono bene, sono contento, sono prospero. Ogni sensazione che provi lascia un'impressione subconscia sul tuo corpo e sulla tua consapevolezza. Ora devi capire la tua mente subconscia. La tua mente subconscia governa la tua vita. Tutto ciò che fai è fatto a causa della tua mente subconscia. Quando la tua mente subconscia viene programmata, risponde a ciò che la tua mente conscia le ha imposto. La tua mente subconscia è influenzata principalmente dalle tue sensazioni. Un cambiamento di sensazione è un cambiamento di destino. Se questa supposizione su ciò che desideri diventare persiste fino a diventare la tua sensazione dominante, il raggiungimento del tuo ideale è assolutamente inevitabile. Devi prima assumere la sensazione di un desiderio compiuto in tutti gli aspetti della tua vita. Devi chiederti: com'è sentirsi prosperi? Com'è sentirsi appagati? Com'è sentirsi bene? Devi iniziare a rieducare la tua mente subconscia, che risponderà a ciò che le suggerisci. La cosa intrigante della tua mente subconscia, della tua mente abituale, è che non può distinguere tra ciò che senti a causa di ciò che hai immaginato e di cui assumi la sensazione, e ciò che vivi ogni giorno nella tua vita. Le tue sensazioni creano il destino che desideri. Se questa supposizione persiste fino a diventare la tua sensazione dominante, il raggiungimento del tuo ideale è assolutamente inevitabile. Usalo. Non permettere ad altre opinioni di influenzarti. Non permettere che ciò che è scritto su internet, le ricerche o ciò che qualcuno ti dice, sia possibile o impossibile per te, influenzi la tua mente subconscia. La tua mente subconscia è più a suo agio quando sei inconsapevole. Sei inconsapevole quando sei nel tuo stato di sonno. Durante il sonno, la tua mente subconscia è al lavoro ed è molto importante, soprattutto negli ultimi 5 minuti della tua giornata.
quando vai a letto ogni giorno, quando ti stai preparando per addormentarti, sei in uno stato tra la veglia e il sonno, quando ti senti soporifero, marinerai nelle prossime 8 ore nella tua mente subconscia. La domanda è: come vuoi prepararti per avere le tue istruzioni sigillate? Le tue orecchie sono aperte e le tue istruzioni sono sigillate mentre dormi. La maggior parte delle persone usa gli ultimi 5 minuti della giornata, mentre stanno per addormentarsi, per ripassare tutte le cose che non gli piacciono, tutte le cose che non hanno funzionato e tutte le persone che hanno ferito i loro sentimenti. Questo è il momento in cui riempi la tua mente di tutte queste cose e poi vai a dormire. La tua mente subconscia apre le orecchie e sigilla le istruzioni mentre dormi. È proprio come nel libro di Joe, la sensazione che sorge in risposta alla domanda: come mi sentirei se il mio desiderio fosse realizzato? È la sensazione che dovrebbe monopolizzare e mobilitare la tua attenzione mentre ti rilassi per dormire. Come mi sentirei se ciò che desidero attirare e creare si realizzasse? E non importa di cosa si tratti, che si tratti delle condizioni del tuo corpo, dello stato di malattia in cui ti trovi, del fatto di essere sovrappeso. Ignora ciò che i tuoi sensi ti dicono, e ignora ciò che vedi sulla bilancia, ignora tutto questo e afferma: sono sobrio, sono sano, sono benessere, sono contento, sono felice, sono perfettamente sano. Perché alla fine è così che lo attirerai. Devi essere in grado di vedere il desiderio già compiuto in anticipo e chiamare le cose che ancora non esistono, come se già esistessero. Ricorda questo quando le persone mi dicono, e me lo dicono spesso: e se faccio tutto ciò che dici e non funziona? Se non sembra naturale, se non ti sembra naturale, non funzionerà. Devi essere in armonia con la sensazione, devi sentirti in sintonia con essa, devi crederci e far sì che diventi naturale per te.